questo è il mestiere del marinaio, sacrificio, sinonimo di sacrificio. Dall'inizio del primo giorno te, a ciclo continuo, sei un animale da lavoro in mare. Ogni giorno è differente, la vita del mare è un po' spartana, ma è un po' come un'avventura, dai. Se mi trovassi davanti al Dio del mare, lo ringrazierei per avermi dato tutto e per essere qui oggi. Un film che sa di acqua salata solo a pronunciare il titolo, Pescamare, un docufilm sulla marineria fanese, sul mondo popolare e popolano dei pescatori, gli uomini, le barche, le famiglie del porto, aneddoti e storie di ordinaria fatica, fatta di sole d'estate e di freddo pungente che ti spacca la pelle d'inverno, il mare e la vita vissuta dei marinai. Un lavoro complesso ed articolato dalle mille sfaccettature, quello sceneggiato da Luca Caprara ed Andrea Lodovichetti, per la regia dello stesso Lodovichetti, che nel prossimo fine settimana vedremo in proiezione al Politeama di Fano, presentato questa mattina agli organi di stampa. Quando Andrea Lodovichetti mi ha presentato questa idea che lui coltivava da molti anni, non ho esitato un istante, ci ho creduto e l'ho voluto fino in fondo. E oggi siamo qua a presentarlo e non nascondo la soddisfazione e l'orgoglio, ma soprattutto perché regaliamo un documento straordinario e importante alla nostra città. Un documento che non ha precedenti, perché sul mondo della pesca e della marineria si è parlato tanto, ma non c'è mai stato un documentario, un documento come questo che lo narrasse e che rimanesse a disposizione. Una produzione che si divide su due livelli, una online con contributi storici della marineria del passato e uno filmografico con lo spaccato odierno della marineria e dei pescatori, di ciò che vivono oggi, profondamente cambiata, stravolta, adeguata ai giorni d'oggi e alla realtà portuale che stiamo vivendo, fatta di vecchi capitani e nuove leve, una marineria trasformata, ma tutt'altro che morta, come alle volte semplicisticamente si pensa, basta andare a cercarla. Sì, è un mondo estremamente affascinante e i personaggi che lo popolano lo sono, e all'inizio sono un po' restii, no? A parlare, ad aprirsi, poi invece piano piano, quando siamo riusciti, un po' per fortuna, un po' per bravura, ad entrarci in sintonia, si sono aperti e da lì si è aperto un altro mondo. E anche per quello che dico che non possiamo finire qui, perché noi abbiamo comunque un'ora a disposizione per raccontare la nostra storia, che è una parte di una storia gigantesca. Quindi questo è, speriamo lo sia, il punto d'inizio di un percorso che anche a livello filmico continueremo a fare l'anno prossimo e negli anni a venire, perché da raccontare ce ne sono tante.